Siamo con Massimo Barone, direttore del sportivo qui al centro Salaria Sporting Village. Oggi è il 27 settembre, l'inaugurazione appunto della nuova stagione. Massimo, vuoi spiegare in che cosa consiste questa attività qui al Salaria? Intanto un saluto a tutti quanti, e qui ci occupiamo del pugilato a 360 gradi, dalle attività amatoriali fino all'agonismo. Stiamo partendo con dei corsi adesso stabiliti il martedì e il giovedì alle 13.30, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 e dalle 19 alle 20. Ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a fare un open time, in pratica la possibilità di allenarsi nel pugilato dalle 10 di mattina alle 21 e anche il sabato e la domenica dalle 10 alle 12. Come dicevo, noi puntiamo molto sulle attività amatoriali, perché avere più amatori crea un vivaio per gli agonisti, e impuntiamo proprio il pugilato per tutti. Ci sono addirittura delle gare da poter fare senza il contatto, nello specifico parliamo della box competition, un'attività amatoriale dove la preparazione è simile a quella degli agonisti, però c'è la possibilità di competere senza il contatto fra gli atleti. Quindi che cosa insegna il pugilato? Cosa può insegnare il pugilato per esempio ai giovani, ai ragazzi? Allora, diciamo che il pugilato secondo me è molto formativo. Dobbiamo un attimo sfatare queste leggende metropolitane che ti rompono il naso, che il pugilato non è uno sport per tutti. Io ho riscontrato nel tempo che il pugilato invece è molto formativo. Uno, perché intanto educa al rispetto delle regole. E poi la cosa più importante è che dà quella sicurezza agli adolescenti, ma non per essere poi prepotenti, ma per socializzare, perché vincono le proprie paure, e vincere le proprie paure vuol dire stare meglio con gli altri. E questo è il vero input che dà il pugilato. Come vedi il pugilato in Italia in questo momento? Allarghiamo un po' il discorso. Ma a livello amatoriale abbiamo iniziato a calare. A livello dilettantistico stiamo raggiungendo bei risultati, abbiamo avuto bei risultati alle Olimpiadi, nei mondiali. Le difficoltà sono un po' nel pugilato professionistico. Non abbiamo più grossi nomi che hanno tirato il pugilato. Abbiamo dei bei pugili però che non riescono a uscire a campo internazionale, ma più che per i pugili è proprio l'organizzazione del pugilato professionistico che è venuta un po' a mancare, gli sponsor e via discorrendo. Comunque noi ci occupiamo di attività amatoriali e di dilettanti. E quindi da questo momento sono aperte le iscrizioni qui al Salaria? Sì, qui al Salaria Sport Village mi hanno dato fiducia, ci hanno dato una sala che si occuperà solo di pugilato, e appunto come dicevo porteremo avanti il pugilato in questo modo, dall'amatoriale all'agonismo. Non abbiamo corsi specifici per amatori o per agonisti, la preparazione è molto simile. È normale che gli agonisti, al momento che arriveranno e che avranno la possibilità di competere nel pugilato, faranno delle sedute particolari di sparring e di test e match per poi arrivare a fare il pugilato. Però nel frattempo appunto li impegniamo nelle attività amatoriali, nella box competition, dove non c'è contatto, però lì già si comincia a vedere quello che può essere il carattere del ragazzo, se è un ragazzo che ha paura, se è un ragazzo che quando sta su linea dà di più, dà di meno, e quindi ci permette di lavorare, di fare una buona preparazione per quando affronterà il primo match del pugilato. Non c'è un allenamento diverso dalla parte amatoriale, l'allenamento è lo stesso. Dipende poi da ragazzo se vuole continuare con l'attività amatoriale o arrivare al pugilato. Siamo andati bene.